Dottore. Ciao Alberto, chi si è detto a casa? Come no? C'è una cosa importante. Una cosa molto interessante. Vai. Vai. Ciao. La volontà della cittadinanza hanno inoltrato al Presidente del Consiglio Comunale una proposta di candidatura per il conferimento alla cittadinanza onoraria dell'artista, scrittore, drammaturgo e ministro, con la seguente motivazione: per aver contribuito con le sue opere a diffondere la cultura, per i numerosi e prestigiosi riconoscimenti ricevuti in campo nazionale e internazionale, ricordando sempre e con orgoglio le proprie origini, e per aver mantenuto negli anni un affettuoso legame con la comunità sanpietrese, accrescendone il prestigio. L'amministrazione comunale è veramente onorata di averlo tra i componenti della propria cittadinanza onoraria. Perché la ragazza frequenta la casa di Gambello a Barcellona, che era un'amica di famiglia, gli dà un libro da leggere, ed è chiaro che conoscevo tutte le tematiche di Landelli. Allora, a un certo punto io ora mi sono domandato, ma che bisogno c'è di Pirandello e delle sue capacità intellettuali quando c'è il nome mio, che è esattamente la stessa cosa? Grazie a tutti, grazie di aver partecipato, ricordatevi che vi portate dietro un patrimonio, le parole di Luigi. Sono Franco Arcovito e l'artista Emilio Isgrò è la terza grande persona di cui, almeno in questa occasione, ho preferito cancellare l'idea di una possibile intervista diretta. La farò volentieri invece una chiacchierata a 360 gradi con l'assessore alla cultura Giuseppe Ruggeri, che in perfetta sinergia con il sindaco del comune di San Pierniceto, Domenico Nastasi, e l'intera amministrazione comunale ha propiziato e ben organizzato l'evento del conferimento della cittadinanza onoraria all'artista concettuale Isgrò. Pittore, scrittore, poeta, drammaturgo e regista. Emilio Isgrò il cancellatore, il primo grande cancellatore con relativo copyright. Ne sa qualcosa Roger Waters, l'ex dei Pink Floyd, che ha dovuto ritirare la copertina del suo nuovo album, si chiamava Is This the Life We Really Want? E questa è la vita che veramente vogliamo? Per evitare appunto l'accusa di plagio. Emilio Isgrò, l'artista visivo contemporaneo siciliano che utilizza la cancellatura, cioè, come dice lui stesso, la faccia nascosta della parola, e tutto ciò che è arte per sottolineare le ingiustizie sociali, rifiutando gli estremismi e le censure, da qualunque parte vengano. L'uomo artista che sa di essere diventato vero poeta, quando non è il solo che vede, ma quando sono gli altri a vedere per lui. Più volte durante la bella e sentita manifestazione del 22 luglio a San Pierniceto, mentre il giornalista Vincenzo Bonaventura lo stimolava a parlare di sé, mi sono chiesto perché Emilio Isgrò mi fosse istintivamente empatico. Beh, ora più o meno lo so. Entrambi abbiamo fatto una bella esperienza di qualche anno in Veneto, lui da giornalista al Gazzettino di Venezia e io da studente alla Facoltà di Ingegneria di Padova,
Entrambi abbiamo avuto un mai più ricercato contatto con Toni Negri, rifiutando l'ipotesi per noi lontana anni luce di calarci in testa un passamontagna per cambiare le cose. E in ultimo, entrambi amiamo ancora indossare una maglietta Lacoste. Per la verità c'è dell'altro, ma di questo parlerò direttamente con l'artista se capitasse l'occasione. Ci rivediamo la prossima volta, naturalmente a 360 gradi.